Non sei un vero cosentino se alla vigilia dell'Immacolata non friggi. E oggi vi svelo una ricetta infallibile per preparare i cuggiuriggi e vecchiaregge, morbidi e soffici come delle nuvole. Fai bollire 500 g di patate pesate con la buccia. Poi schiacciale con uno schiacciapatate. Puoi inserirle tranquillamente con tutta la buccia, tanto lo schiacciapatate le separerà. Poi mescolando versa 500 g di acqua. Versali piano piano e continua a mescolare. Questo ti aiuterà ad evitare il formarsi di grumi. Adesso versa piano piano la farina. Ne servirà circa un chilo. Mentre la versi, continua a mescolare con una forchetta. Quando avrai inglobato metà della farina, versa una bustina di lievito di birra disidratato e 2 cucchiaini di zucchero per attivarlo. In alternativa puoi utilizzare il lievito di birra fresco sciolto in un po' d'acqua. Continua ad aggiungere la farina, a girare con una forchetta. E prima di passare all'impasto con le mani, versa 25 g di sale. Adesso iniziamo a impastare con le mani, raccogliendo piano piano delicatamente la farina, per poi iniziare a impastare con più decisione. Guarda come faccio io. Prendo l'impasto da sotto, lo porto sopra e lo schiaccio. L'impasto dovrà risultare molto molle e abbastanza appiccicoso. I movimenti devono essere molto veloci e decisi. Se l'impasto dovesse attaccarsi alle mani, puoi inumidirle. Una volta pronto, copriamo l'impasto con della pellicola per alimenti. Mettiamolo in un posto riparato dagli spifferi e facciamolo lievitare per 2 ore. Passate le 2 ore, formiamo dei panetti da circa 140 grammi. Prendi un po' di impasto per volta e forma delle palline arrotolandole su se stesse. Le palline dovranno essere grandi più o meno quanto un mandarino. Adesso falli riposare per almeno mezz'ora. In una padella versa abbondante olio di semi di girasole e portalo a 180 gradi. Bagnati le mani con dell'olio, prendi una pallina per volta, fai un buco al centro e poi immergile nell'olio bollente. Appena le immergi, prendi un mestolo e gira velocemente per non perdere la forma del buco centrale. Immergi piano piano anche gli altri, ma tieni in considerazione che in cottura si gonfieranno tantissimo. Quando saranno ben dorati da entrambi i lati, potrai toglierli e lasciarli per qualche istante su dei fogli di carta per fritti. Ovviamente con questo impasto potrai fare anche le vecchiaregge, rigorosamente con le alici all'interno. Ed ecco i nostri cuggiuriggi pronti. Guardate come sono belli, soffici e morbidi. Hanno anche un sapore fantastico. Adesso preparatevi a fare lo screenshot della ricetta. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!